Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Oggi volevo vedere con voi come identificare i cianobatteri se non abbiamo un microscopio a casa e come possiamo farlo con della semplice acqua ossigenata. Ok ragazzuole, allora come vedete sto inguaiato con i cianobatteri, ne abbiamo abbastanza in vasca e, però appunto adesso vi faccio vedere un metodo per verificare se quello che abbiamo in vasca sono cianobatteri o no. Questi qui sono facilmente identificabili, ok? Io già so che sono dei cianobatteri, potrebbero essere degli agglomerati batterici, ok? Però non sono agglomerati batterici, sono diversi fondamentalmente dai cianobatteri. E quello che dobbiamo fare, ragazzi, semplicemente è prelevare dalla nostra vasca dei cianobatteri, metterli in un bel bicchiere di vetro e mettere dell'acqua ossigenata. Tutto qui è molto molto semplice da fare e adesso vi faccio vedere io quello che sto facendo con il mio bicchiere di ciano. Basicamente dovete riempire con 100 ml di acqua d'acquario e dei pezzi di cianobatteri che riuscite a raccogliere un bicchiere, ok? Dentro questo bicchiere dovete aggiungere 5 ml di acqua e dovete accorgervi della presenza di eventuali bolle, ok? Che produce l'acqua ossigenata a contatto con i cianobatteri. Adesso vi faccio vedere io, ci spostiamo un attimo, vi faccio vedere io il mio bicchiere di cianobatteri, ok, non ce la faccio a farvelo vedere, eccoci qui. Allora, questi come vedete sono i cianobatteri che avevamo in vasca, qui già hanno prodotto bolle perché già avevo buttato acqua ossigenata, ma adesso apriamo un po' di acqua ossigenata, quella normale ragazzi da farmacia a 10 volumi al 3%, e quindi ne buttiamo un po' su. Vediamo se riusciamo a fare una cosa decente. Eccoci qui. Le vedete queste bolle che si sono prodotte buttando l'acqua ossigenata? Ok, eccoci qui. Questo ci indica che siamo di fronte a dei cianobatteri, ok? Non siamo di fronte né a dinoflagellati né a agglomerati batterici, altrimenti con gli agglomerati non farebbe questo effetto, ok? E quello che vi consiglio, ragazzi, dopo aver aggiunto i 5 ml, perché ci bastano solo 5 ml in 100 litri d'acqua per capire se sono cianobatteri o no, lasciare questo bicchierino riposare una mezz'oretta. E una volta che l'abbiamo lasciato riposare una mezz'oretta, vedere se rilascia una sorta, ok, di colorazione rossa all'interno dell'acqua. Se rilascia una colorazione rossa all'interno dell'acqua, allora siamo di fronte dinanzi a dei cianobatteri classici, ok? Quindi facilmente eliminabili. Nel caso in cui invece non rilasciasse in acqua un colore rosso, ok? Nel caso dei cianobatteri rossi, siamo di fronte a dei cianobatteri di tipo spirulina, ok? Perché la spirulina è un tipo di cianobatteri, quindi quando diciamo abbiamo la conferma di che sia spirulina o no, o cianobatteri normali o spirulina, possiamo agire, ok? Ci sono metodi con il microscopio, non ve lo faccio vedere perché questo è un metodo più pratico, non tutti hanno un microscopio in casa, ok? Con questo metodo possiamo verificarlo in maniera migliore. E adesso aspettiamo una mezz'oretta e poi ritorniamo qui per vedere se ci ha rilasciato il colore, ok, rosso, all'interno del bicchiere. Ok ragazzi, più o meno è passata una mezz'oretta, ok? E qui abbiamo il nostro bicchiere, come vedete c'è del colore rosso nel nostro bicchiere, quindi se ve lo riesco a mettere a fuoco lo vediamo, eccoci qua. Siamo sicuri al 90%, non voglio dire 100%, che siano dei cianobatteri normali, quindi facilmente attaccabili. E nel caso della spirulina o cianobatteri verdi è un po' più difficile la storia, sempre funzionano i metodi diciamo classici che si utilizzano per i cianobatteri rossi, solo che ci vuole un po' più di pazienza e forse alcune volte le dosi e le soluzioni sono un po' diverse, però questo è un metodo di identificazione che vi può essere utile per identificare
diciamo, nella maniera migliore possibile, se non abbiamo un microscopio in casa, i cianobatteri, ok? Vi serve anche per identificare i dinoflagellati, ok? Nel caso aveste dinoflagellati in vasca o silicati o diatomee, scusatemi, e non sapete appunto se sono dei silicati, se sono cianobatteri, se sono dinoflagellati, potete prelevare un campione di questi e metterli all'interno dell'acqua. Se fossero silicati, scusatemi, diatomee o dinoflagellati, non producono bolle, ok? Quindi non producono bolle e non rilasciano colore all'interno dell'acqua. Nel caso invece dei cianobatteri, come abbiamo visto, sì. Quindi ragazzi, non ci resta che attaccare questa maledetta piaga di cianobatteri. Le luci stanno ancora in questa maniera, ancora non mi sono arrivate le luci nuove. Vabbè, ho avuto un problema con l'illumination, con la distribuzione delle lampade e diciamo ci metteranno un po' ad arrivare, la mia solita sfiga. Però vi volevo far notare solo una cosa: questa zona qui, anche se so che non la vedete bene, però i cianobatteri da questa zona praticamente ci sono ancora, però sono in meno quantità rispetto a una luce bianca, ok? Rossa, ok? Dove si combinano più spettri, più lunghezze d'onda, scusatemi, abbiamo uno spettro diciamo più bianco o rosso, tendente al rosso, ok? Quindi automaticamente in questa zona si sono, diciamo, sviluppati molti più cianobatteri, ok? Rispetto alla zona dove, diciamo, abbiamo solo luce azzurra, quindi la luce azzurra ci può aiutare per limitare i cianobatteri. Le soluzioni per i cianobatteri, ragazzi, già ve le ho lasciate in un video passato, ok? Vedremo comunque una soluzione nel video, nel canale, siccome appunto dobbiamo eliminare questi cianobatteri per far stare bene l'acquario, perché la vasca fondamentalmente sta bene, solo per colpa della plafoniera ho perso una cropora e speriamo che l'altra, la stangorna, non la perdiamo. E vediamo come va, spero di non perdere anche l'altra acro. E nada más, gente, come sempre dico, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video con la soluzione per i cianobatteri. Adios!